Buongiorno, trovati, appuntamento di mercoledì 3 maggio 2017 con la nostra consueta rassegna stampa. Oggi si ricordano gli apostoli, eh, i santi apostoli Filippo. E Giacomo. Apriamo come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani. Partiamo dalle quattro edizioni del centro. Iniziamo con l'edizione di Pescara. Eh, si parla il titolo, lo vedete in primo piano riguarda la tragedia accaduta nel giorno del primo maggio e scivolata si è aggrappata al marito eh, Caramanico Terme in provincia di Pescara, annegati nel fiume marito e moglie dinanzi ai eh, parenti. Lo zio racconta L'attimo della tragedia, dolore a Cerni in provincia di Chieti, dove viveva questa coppia. E poi vedete la fotonotizia a centro pagina: il caso Muntari, se così lo possiamo chiamare, perché dopo quanto accaduto a Cagliari domenica scorsa nella gara tra la formazione isolana ed il Pescara con i cori. Ehm, razzisti nei confronti del giocatore ganese eh, della formazione biancazzurra. Eh, c'è stata grande solidarietà nelle ultime ore. Ieri eh, c'è stato addirittura l'intervento dell'ONU e poi vedremo all'interno eh, dei quotidiani anche gli approfondimenti su questa eh, situazione, su questo caso Muntari, se così lo possiamo definire. Vediamo eh, anche le cronache a Pescara, Pescara Provincia. Partiamo dal capoluogo perché c'è stata un'importante eh, indagine della Polizia di Stato conclusa all'alba di ieri con 10 arresti eh, contro il racket delle estorsioni e poi eh, prostituta con l'AIDS si cercano i clienti perché è indagata a piede libero è proprio una prostituta eh, con AIDS e, e epatite che ehm, crea proprio questa notizia, crea allarme con la Questura che ha eh, rivolto un appello. Persone che dovessero sapere qualcosa, proprio di rivolgersi alla polizia. E poi primo scontro tra i candidati per il rettorato. Si parla delle nuove elezioni all'Università di Chieti e Pescara. E poi vediamo... Altre notizie, all'interno c'è anche un'intervista al vicepresidente del CSM Legnini che dice giudizi più veloci e prevenzione. E poi in basso eh, si parla del tour mondiale, del volo eh, che parte, parte da eh, Roccaraso, il volo... I tre eh, cantanti del, del volo dicono cantiamo per l'Abruzzo, parla l'esponente abruzzese Rosetano Gianluca Ginoble che dice questo concerto è anche un segnale. Lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, siamo a quella dell'Aquila, come vedete eh, il titolo principale riguarda sempre la tragedia accaduta il primo maggio a Caramanico. Vediamo nelle cronache in questo caso l'Aquila, l'Aquila e provincia, partiamo dal capoluogo a Dio Rossi, mito del calcio rossoblù. e poi a Sulmona, si barrica nel suo negozio e si eh, ferisce. Andiamo ancora avanti siamo all'edizione eh, del eh, centro di eh, Chieti. In questo caso eh, le cronache, Casalbordino operaio si rovescia con l'escavatore muore a 55 anni e poi a Lanciano arrestato per abusi sessuali su un dodicenne. In alto eh, troviamo una notizia, eh, un richiamo che riguarda l'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano di Farindola perché gli avvocati vanno allo scontro con la procura e chiudiamo per quanto riguarda il centro con l'ultima prima pagina che riguarda Chieti vedete anche, in, scusate, teramo, vedete anche in questo caso il titolo principale che riguarda sempre la tragedia accaduta a Caramanico vediamo invece le cronache dall'interno eh, morti sul Gran Sasso, altra tragedia accaduta eh, pochi giorni fa eh, sul versante Teramano del Gran Sasso Montagna Killer, due paesi uniti dal dolore. Poi la crisi morde, eh, si parla di economia, eh, Teramana perse 200 imprese. Lasciamo le prime pagine del centro e siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero oggi in Vedete anche in questo caso il titolo principale riguarda la tragedia di Caramanico, annegati sotto gli occhi dei figli. E poi l'altra tragedia in montagna con i... vedete... Eh, qui c'è sempre un richiamo su quanto accaduto a, a Caramanico, scusate vedete la foto in cui eh, i soccorritori stanno recuperando purtroppo le, eh, i corpi senza vita di eh, marito e eh, moglie. E poi... Prostituta con l'HIV, rischio contagio per decine di clienti e questa è l'altra notizia principale che ritroviamo sui giornali eh, di oggi, questa importante indagine portata a termine eh, dagli agenti della squadra mobile della questura di Pescara, coordinati eh, dal primo dirigente, dal, dal capo della squadra mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, eh, dieci eh, gli arresti, ma c'è allarme per questa eh, prostituta che ehm, potrebbe aver contagiato eh, come leggiamo anche qui dal messaggero decine di eh, clienti questa donna che è stata indagata a, a piede libero e poi un'altra notizia di cronaca vasto sulla 14 operaio schiacciato dalla eh, ruspa la morte di questo eh, 55enne andiamo nella parte alta della pagina per vedere altri eh, titoli cocullo nel giorno del 1 maggio eh, ricorre la festa la ricorrenza di San Domenico più di 20.000 per i serpenti edizione record per la festa e poi l'aquila l'olimpionica e il ballerino Laura Stellari a scienze motorie, e poi anche sul messaggero il richiamo. Vedete in alto sulla vicenda. Muntari la beffa dopo gli insulti. Un turno di stop a Muntari, appunto, che salterà dunque la gara che il Pescara giocherà domenica prossima allo stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia alle 15 contro il Crotone. Ricordiamo Pescara. Già matematicamente retrocesso in Serie B. L'ultimo eh, richiamo, l'ultimo articolo della prima pagina del Messaggero. Lo vedete di spalla: si parla dell'inchiesta Pescara Porto. Nuovo blitz della mobile in comune a Pescara, acquisito il carteggio completo con il Genio Civile sul rischio idraulico. E a proposito di prime pagine, chiudiamo con la prima pagina del quotidiano La Città, anche in questo caso. Non poteva essere diversamente, il titolo principale riguarda la tragedia di Caramanico, moglie e marito annegati nelle rapide tragedie del primo maggio a Caramanico. E poi vedete la fotonotizia, vince eh, Unite, l'Università di Teramo. Ehm, ha partecipato alla eh, maratonina pretuziana che si è ehm, tenuta a Teramo e poi l'ultimo richiamo ve eh, lo vedete alla destra eh, della ehm, fotonotizia riguarda il presidente del Teramo Urgiano Campitelli ieri conferenza stampa del padrone che ha interrotto per alcune ore il silenzio stampa ha detto Campitelli resto anche se andiamo in serie D l'augurio ovviamente che il Teramo possa salvarsi o direttamente o attraverso i play out lasciamo dunque le prime pagine dei nostri eh, quotidiani abbiamo visto le prime pagine delle quattro edizioni del centro dell'edizione Abruzzo del messaggero del quotidiano la città ora possiamo andare a vedere insieme eh, lo faremo tra qualche istante anche i eh, titoli dei eh, principali eh, quotidiani eh, nazionali oggi in eh, edicola, ovviamente eh, si parla anche di politica, si parla di politica eh, nazionale, di politica, eh, di politica estera, di tutto quello che sta accadendo sia in Italia che eh, del mondo. Partiamo dunque, lo facciamo tra qualche prima pagina del eh, quotidiano La Repubblica eh, per vedere quali sono i eh, titoli principali del quotidiano oggi in edicola. Eh, poi andremo a vedere ovviamente andremo a vedere le pagine interne dei eh, quotidiani della nostra regione. Allora, vediamo se è possibile inquadrare la prima pagina del quotidiano La Repubblica. Eccola qui, si parla eh, di scafisti e eh, delle ONG, delle organizzazioni non governative. Eh, guerra tra procure, nessuno è dossier dei nostri 007. Polemiche dei giorni scorsi perché, eh, secondo alcune indagini, ci sarebbero dei collegamenti tra alcune organizzazioni appunto non governative e scafisti. E poi vedete a centro pagina: pronto il progetto per eh, rafforzare l'economia e la sicurezza in Europa. L'incontro, in questo caso la stretta di mano, tra Angela Merkel, primo ministro tedesco, e Putin, il presidente. Russo, lasciamo Repubblica, siamo alla stampa di Torino, disoccupazione, boom dopo i 50 anni. Si parla del problema lavoro nel nostro paese. Crisi all'Italia scelti intanto i tre commissari. Renzi vuole una quota statale. E poi il Corriere della Sera, un maxi prestito per all'Italia in arrivo 600 milioni. Renzi pensa ad un referendum su un nuovo piano. E poi vedete in alto, primarie, l'identity kit del voto, boom al sud, Pisapia dice no all'istone con i democratici. E siamo al quotidiano Il Tempo di Roma, lo sconcerto del primo maggio, aboliamolo, eh, chiede il quotidiano romano. Ancora sprechi per la capitale. E poi caos pazzesco al San Camillo, ma negli altri ospedali, è uguale: in corsia servono barelle, bloccate 12 ambulanze. Quello che accade. Eh, come ehm, denuncia il tempo in alcuni ospedali della capitale. Siamo al quotidiano libero, primo maggio festeggiato un morto, il lavoro che uccide le imprese, si parla di eh, lavoro, della crisi, come abbiamo visto anche dal titolo della stampa eh, che riguarda soprattutto gli over 50 che perdono il lavoro. Siamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, PD, quanti hanno votato e per chi, lo sapremo oggi, solo tre giorni dopo questo titolo un po' polemico diciamo sulle primarie del Partito Democratico da parte del fatto quotidiano. E poi anche qui troviamo, vedete, eh, di fianco pronti altri 600 milioni di soldi pubblici per liberarci di Alitalia, il titolo che riguarda la compagnia aerea di Bandiera. E poi il sole 24 ore l'Italia passa ai commissari, questo è il titolo principale anche del quotidiano economico e finanziario, il messaggero un presto tiene in vita l'Italia, il governo nomina i tre commissari, si tratta di gubitosi laghi e paleari per garantire i voli 600 milioni, risanamento e vendita. In sei mesi. E poi a centro pagina, svolta in Libia, elezioni il prossimo anno. E poi un altro titolo importante perché si va in pensione sempre più tardi, dal 2019 a 67 anni. Secolo XIX il quotidiano di Genova. Lavoro la crisi di mezza età. Anche qui si parla della crisi del lavoro che investe soprattutto le persone con più di 50 anni. E poi tre commissari per Alitalia e prestito ponte da 600 milioni in sei mesi. Il quotidiano Il Dubbio, il presidente Copasir Ong Scafisti, Balle, dice il presidente del Copasir Giacomo Stucchi. Proseguiamo il Manifesto, vale ancora, eh, in questo caso si eh, parla del lutto che ha colpito la sinistra italiana, ieri mattina infatti è scomparso Valentino Parlato, uno dei fondatori del quotidiano appunto Il Manifesto che dedica doverosamente la prima pagina a uno dei suoi Fondatori, scomparso ieri. Siamo al mattino di Napoli. Disoccupati, sorpasso degli anziani, giovani senza lavoro, ai minimi dal 2012, ma è allarme: over 50. Siamo al quotidiano L'Unità. PD, cosa c'è da fare? Si parla delle primarie che hanno visto la netta vittoria eh, dell'ex eh, presidente del Consiglio Matteo Renzi e poi vedete sull'unità eh, si parla, eh, giornale eh, che eh, affronta mh, spesso e soprattutto temate, tematiche politiche, si parla proprio del giocatore del Pescara Montari, vedete questo articolo in prima pagina, Montari, un fallimento di senso. Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi meno 2, modello tedesco e dunque... Eh, si parla in questo caso delle primarie del PD, e poi una notizia eh, che eh, riguarda eh, un problema che è accaduto sulla linea adriatica nel giorno del primo maggio. Si rompe l'unico binario, treni fermi per sei ore. Questa, questo guasto ha causato problemi il primo maggio sulla linea adriatica e, dunque, anche in Abruzzo. Strage sfiorata sull'adriatica. Per fortuna il Freccia Bianca viaggiava a 30 all'ora. È accaduto eh, in Molise, ma eh, proprio per questo guasto ci sono stati ritirati. Tardi eh, dei treni sulla tratta Adriatica anche di quattro ore con disagi per i eh, viaggiatori anche nella nostra regione. Quotidiano la verità: i segreti inconfessabili delle eh, ONG. Eh, si parla eh, ovviamente della vicenda che eh, riguarda questa, questa eh, vicenda, che riguarda appunto le organizzazioni non governative e i presunti eh, diciamo, eh, accordi che ci sarebbero eh, con alcuni. Scafisti, il quotidiano della CEI avvenire, Buchi nell'acqua, eh, il PM di Siracusa, non vedo legami eh, trafficanti ONG, il presidente del Copasir, il leghista eh, Stucchi, smentisce Salvini e poi in 3 con 600 milioni per salvare all'Italia. Questo è il titolo di avvenire, l'ultimo giornale che abbiamo preso oggi in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale. Dunque possiamo tornare ai fatti e alle vicende di Casa Nostra, ma prima possiamo dare uno sguardo a proposito di quotidiani nazionali ai, alle prime pagine dei tre giornali sportivi. Eh, oggi in edicola partiamo eh, dalla eh, Gazzetta dello Sport. Monte Carlo, Gran Casino, Juve, sbancateli, questa sera alle 20.45 ci sarà l'andata delle semifinali di Champions League con la Juventus impegnata in casa del Monaco e dunque ovviamente questo è il piatto forte della giornata calcistica con la Juventus che dunque eh, vuole già lasciare. Eh, il ehm, segno nella gara di andata delle semifinali e poi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport vedete Beffa Muntari difeso dall'ONU punito in Italia un turno di stop c'è davvero poco altro da aggiungere siamo al Corriere dello Sport, Gran Premio Juve, stasera a Monte Carlo, prima semifinale nel regno della Formula 1. Allegri cerca il passaporto per Cardiff in campo, le 5 stelle, Marchisio giocherà al posto di Chedira. E anche sul Corriere dello Sport, in prima pagina, vedete l'articolo che riguarda la vicenda Montari. Montari stop, che scandalo, l'ONU è con lui. Chiudiamo con Tutto Sport, un mercoledì da Leoni, Champions andata delle semifinali, questa sera Monaco-Juventus e dunque per chiudere la questione Montari, almeno per il momento poi torneremo a parlarne, anche sulla prima pagina del quotidiano torinese Tutto Sport si parla dello stop a Montari e della bufera su questo caso. Lasciamo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi abbiamo visto dunque un po' tutti eh, i quotidiani, le prime pagine dei quotidiani nazionali e anche di quelli sportivi. Possiamo tornare a questo punto, eh, come dicevo, veramente sulle questioni di casa nostra per andare a vedere eh, tra qualche istante lo faremo i titoli e ehm, gli argomenti, gli articoli dei eh, giornali della nostra eh, regione. Ripartiamo dal eh, centro con le pagine interne, pagina 2 del centro, si torna a parlare del, con, il, con questo articolo della tragedia accaduta il primo maggio a Caramanico Terme, in provincia di Pescara, tragico weekend: è scivolata e si è aggrappata a lui. Moglie e marito annegati davanti ai figli. Lo zio racconta quegli attimi, vedete. Le foto dei due coniugi scomparsi e poi anche le altre eh, foto con i soccorritori impegnati nel recupero dei corpi senza vita. Poi in basso, Fiume Orta, Grand Canyon d'Abruzzo, un posto bellissimo e pericoloso. Tre giovani, come leggiamo nell'articolo in basso, persero la vita nello stesso punto. E poi vedete le altre foto eh, del mh, recupero dei corpi senza vita di questa coppia. E poi Cerni, il paese in provincia di Chieti. Eh, affranto dal dolore il sindaco, il mio pensiero va ai bimbi rimasti orfani. E poi la montagna assassina, li hanno visti cadere uno dopo l'altro. Quest'altra tragedia accaduta sempre nella nostra regione, non in provincia di Pescara, ma nel Teramano dove eh, muoiono precipitando eh, dal Gran Sasso due eh, nostri corregionali con gli attimi tragici raccontati dai tre amici sconvolti, gli amici di Faiani. E carte, poi vedete il CAI dall'addio a Francesco, veterinario amato da tutti, e poi a Castelli, Enrico, un gigante di generosità. Ma noi eh, facciamo il punto su questa, su questa vicenda, su questa tragedia nel eh, servizio curato da Tania Bonnici Castelli. Il pubblico ministero di Teramo Enrica Medori ha concesso il nulla osta alla riconsegna delle salme dei due alpinisti teramani, Francesco Carta e Enrico Faiani, precipitati domenica 30 aprile mentre scalavano la via del Brancastello nel Vallone di San Pietro versante di Teramo. 45 anni Carta di Cermignano e 60 anni Faiani, artigiano di Castelli, entrambi esperti scalatori. Sono morti per le conseguenze della caduta. L'autopsia infatti non ha evidenziato possibili malori. Dunque un errore umano. Ultimo dei sempre più frequenti casi di morte in montagna. C'è stata un'imprudenza secondo lei? Diciamo che potevano usare un po' di criteri di sicurezza normali, quotidiani, quelli che cioè il minimo si dovevano legare e salire su con la progressione classica, con rapponi e picozza e con la sicurezza dovuta. Quindi il fatto che sono stati così tutti e cinque slegati hanno rischiato un po'. L'altro ieri era dura, la neve era veramente molto dura anche se lì è un versante abbastanza est però insomma c'è stata un po' di leggerezza perché si rischia sempre di più? Beh, diciamo che c'è molta più eh, gente che va in montagna rispetto a tanti anni fa, quindi comunque c'è tanta gente che comunque non è assolutamente in grado di valutare il pericolo. Lei, fra l'altro, ha sostenuto una legge importante proprio per far sì che le persone che si avvicinano alla montagna siano consapevoli. Il soccorso... Quando c'è urgenza si, si può benissimo fare il soccorso con l'elicottero e con tutti i mezzi possibili, però bisogna un attimino valutare che se si alza un elicottero con quello che costa e con il rischio. Che poi abbiamo visto l'esperienza del povero Davide De Carlo: disse che è morto per una sciocchezza, per andare a soccorrere uno che aveva una semplice frattura. Ma stiamo a scherzare. Quindi il soccorso a pagamento servirà un po' per cautelare, un po' per. E non far rischiare più di tanto. Intanto, qual è il suo messaggio anche agli esperti scalatori? Ma in questo periodo molta prudenza, molta attenzione e non sottovalutare quelle che sono adesso le differenze di temperatura, appunto, che ci sono facilissimo, ieri era una giornata diversa, ad esempio, non servivano tutte quelle precauzioni, quindi attenzione, più attenzione e basta. Intanto la magistratura sta lavorando per accertare esattamente la dinamica dell'incidente e per questo saranno ascoltati gli altri alpinisti presenti sul Brancastello al momento della tragedia. Restiamo a parlare eh, di un'altra tragedia, quella avvenuta lo scorso gennaio, il 18 gennaio, a, a Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara. Si parla dell'inchiesta della Procura Pescarese e gli avvocati... E delle vittime, dei familiari delle vittime dichiarano guerra alla procura. Intanto interrogatori rinviati per lo sciopero degli avvocati, ma si va verso il silenzio degli indagati e dalle autopsie spunta un'altra persona non morta sul colpo. E poi la testimonianza in basso di Marco che torna nel negozio della mamma. Eh, Bianca e Tobia morti eh, nell'hotel di Farindola di Rigopiano. Il figlio parla dopo mesi e dice sono costretto a chiuderlo. E Siamo alla vicenda Montari, calcio e razzismo, a pagare solo Montari, nessuna sanzione per i corri di Cagliari, il ghanese viene squalificato, ma l'ONU lo applaude, in basso la voce del Pescara vicini al calciatore, comunicato della società che dice speriamo che in futuro episodi simili vengano risolti in maniera categorica. E poi il console del Ghana che è arrivato ieri pomeriggio da Roma a Pescaro, per meglio dire a Marina di Città Sant'Angelo, al Poggio degli Ulivi, per incontrare... Il giocatore dice: Il console, la gara andava fermata. E poi in basso Boateng eh, dice a Muntari: Sono orgoglioso. Dite, più avanti nella seconda parte vedremo il servizio sulla vicenda, sul caso Montari. Andiamo avanti, il voto in Abruzzo, si parla delle primarie del Partito Democratico, ecco tutti gli eletti in alto, le foto degli eletti nelle quattro province. Noi vediamo ovviamente i risultati per quanto riguarda con le relative percentuali delle primarie nella nostra regione, vittoria netta di Matteo Renzi con il 65% dei voti e poi Orlando, il ministro, attuale Ministro della Giustizia, con il 21%, chiude Emiliano con il 14%. Andiamo avanti, arriviamo eh, direttamente eh, dopo aver saltato le ehm, pagine di cronaca nazionale, abbiamo visto i titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola, la pagina dedicata all'intervista al vicepresidente del CSM eh, Giovanni Legnini che dice sistema giudiziario efficiente più prevenzione. Il vicepresidente del CSM ha incontrato gli studenti all'Università d'Annunzio. Il sommerso, ha detto Legnini, divora 220 miliardi di prodotto interno lordo all'anno. Proseguiamo e siamo... Alla pagina di Pescara del quotidiano Il Centro, colpo alla prostituzione, sfruttatori incastrati dai comitati cittadini, dieci arresti della polizia, decisive le segnalazioni dei residenti, importante questa operazione della Polizia di Pescara, della squadra mobile eh, coordinata da Pierfrancesco Muriana, vedete nella foto di quest'altra pagina la conferenza stampa di ieri con il questore di Pescara Misiti ed il eh, capo della squadra mobile Pescarese Muriana. la questura eh, dice e chiede venite qui, potreste essere stati contagiati. Garantito l'anonimato perché c'è allarme per questa prostituta che ehm, eh, potrebbe aver contagiato dei eh, clienti. Questa prostituta ammalata di ehm, HIV. E poi la cronaca in basso: più tardi vedremo nella seconda parte il servizio sulla conferenza stampa di ieri della polizia. Ladri acciuffati appena scesi dalla grondaia è accaduto in via Tiburlo e poi sempre a pescare in basso, vandalinazione a San Donato, a Via Neto incendiato cassonetto della carta e poi in via Lago Isoletta, ride nel negozio ripreso da otto telecamere. Siamo all'università al voto, via del vecchio, così la D'Annunzio ripartirà. Eh, si parla con i candidati alle, ehm, che parteciperanno alle elezioni per la nomina eh, dei vertici dell'università. Eh, di eh, Chieti Pescara in basso l'affondo di vacca, farò dimettere, dice il CDA. Proseguiamo ancora Pescara, Museo del Mare pronti? 4 milioni e mezzo per ampliarlo e poi in basso. Folla in piazza per il primo maggio a Pescara, grande successo degli After Howard. Poi, a centro pagina, eh, dagli archivi della Basilica della Madonna dei Sette Dolori emerge la storia di Pescara. Studio sulla parrocchia che si trova nella zona Colli. Venerdì ci sarà un convegno. E poi. Ancora Pescara, BCC solo una delega a socio, l'inchiesta cambia le regole, è approvata all'unanimità la, la proposta dopo l'indagine che ha coinvolto due notai, un migliaio di persone ha preso parte all'Assemblea al Grand Hotel Adriatico. E poi l'elicottero pesante. Si parla della pista inadeguata ai mezzi del 118, ai mezzi aerei del 118 dell'ospedale di Pescara. Il caso arriva su striscia la notizia, il manager dell'ASR di Pescara dice ci vorrà un anno per adeguare la piattaforma. Proseguiamo, c'è l'inserto del quotidiano Il Centro sul Giro d'Italia che partirà venerdì prossimo. Noi... Andiamo avanti per eh, arrivare alle pagine che riguardano la provincia di Pescara, ecco qui l'area metropolitana, Cepagatti, Agrario, arrivano i soldi ma la scuola non c'è, stanziati i fondi regionali per riqualificare i laboratori dell'istituto di Villareia e poi in basso Francavilla, Ombrelloni e Palme, in ritardo i lavori per la prossima stagione e poi Montesilvano, la banda del buco fallisce, preso ladro in fuga, tre malviventi tentano di scardinare la cassaforte di un benzinaio in via Vesti. E poi ancora cronaca, l'incidente sulla riviera investe un pedone rintracciato dopo quattro giorni dalla polizia e poi piste ciclabili in mostra i progetti degli studenti la ricerca dell'università infine in basso città Sant'Angelo sfida tra 52 cacciatori ecco tutti i premiati siamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara i lavoratori dell'Intercop senza stipendi da 4 mesi 16 dipendenti della cooperativa che gestisce il servizio scuolabus di Penne non vengono pagati da dicembre e poi Loreto Aprutino ha riaperto il Parco Monumento con una targa per Rigopiano e poi a Bussi. Stop all'acquisto delle aree contaminate, il Forum dell'Acqua e la Sinistra Italiana bocciano l'operazione del Comune dicendo che ci sono troppi pericoli. Siamo arrivati alla pagina di Chieti del Centro ma dobbiamo fermarci per qualche attimo e andare a vedere anche le previsioni del tempo. Poi come sempre torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Rientriamo in studio, seconda parte di Mattino 6, eravamo sulle pagine del centro, la pagina di Chieti con in questo caso la tragedia di eh, Casalbordino sulla A14. Siamo in provincia di Chieti nel Vastese, si rovescia l'escavatore, muore a 55 anni Pasquale Di Vito di San Salvo, stava lavorando sulla scarpata dell'autostrada, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato. E poi... Chieti, appello di una madre, mio figlio in Argentina, non ho più sue notizie. Poi l'Achille a cavallo è stato rubato, la statua simbolo di Chieti, il sindaco Umberto Di Primio dice il furto è grave per quello che il bronzo rappresenta. E poi a Lanciano, in basso, abusi sessuali su un dodicenne arrestato, la procura accusa il eh, presidente del Tribunale dei Malati, ma è ancora tutto da dimostrare. Teramo, economia a pezzi, il rilancio non si vede, perse altre 200 imprese. In basso va a fuoco con Tiri in sosta. Muore l'autista che dormiva all'interno. È accaduto nella giornata del primo maggio e poi scontro a Mociano Sant'Angelo. Motociclista in rianimazione è finito contro un'auto per evitare un veicolo parcheggiato. Ancora questa è la pagina che riguarda Teramo. Siamo arrivati allo sport. Dunque possiamo lasciare. Il centro per andare a vedere in questo caso eh, le pagine interne dell'inserto Abruzzo del eh, Messaggero. Poi eh, vedremo anche ovviamente le pagine interne del eh, quotidiano La Città e nella seconda parte parleremo di sport in maniera dettagliata. Andremo a vedere il servizio curato da Andrea Costantini sulla vicenda Muntari, come abbiamo visto. Eh, tanto clamore anche a livello internazionale per quanto accaduto a Cagliari, ieri c'è stato addirittura l'intervento dell'ONU con un eh, comunicato stampa per manifestare solidarietà al eh, giocatore del eh, Pescara e poi c'è stato anche il comunicato della società Bianca Azzurra in serata, nel pomeriggio era... Arrivato a Marina di Città Sant'Angelo, il console onorario del Ghana in Italia per portare la sua solidarietà e del suo paese, il Ghana, al giocatore Ghanese Sallei Muntari. Ma andiamo per ordine, ripartiamo dal Messaggero, dalla tragedia accaduta il primo maggio. A Caramanico, coppia annegata nel fiume Orta, si erano sporti per fare un selfie. Si legge qui eh, dal Messaggero: tragedia del primo eh, maggio nel parco della Maiella. I due figli, 5 e 8 anni, testimoni della morte dei genitori. E poi che strazio quei bimbi in attesa di mamma e papà durante le operazioni di recupero dei corpi. E oggi a Castelli e Cermignano l'addio agli alpinisti precipitati. Abbiamo visto prima il servizio di eh, Tania Bonici Castelli. Tornando alla tragedia di Caramanico, eh, le voci di Cerni, il paese della coppia, eh, in paese li conoscevano tutti. Cerni piange Silvia e, e Giuseppe. E poi sul Gran Sasso, soccorso un alpinista romano ferito. E poi invece eh, parla l'esperto eh, proprio su quanto accaduto in montagna, disgelo e affollamento, occhio alle insidie della primavera. Andiamo avanti cronaca di Pescara del messaggero prostituta con l'HIV allarme contagio, la donna affetta anche da epatite C, frequentava la zona della stazione come prostituta e potrebbe aver infettato decine di clienti, appello della questura a chi abbia avuto contatti con lei, si cercano elementi per fronteggiare i rischi di diffusione, tutto questo nell'ambito dell'inchiesta, dell'indagine della questura di Pescara, degli agenti della squadra mobile che hanno sgominato un'organizzazione formata da 5 bande di albanesi e romeni che gestivano il racket delle lucciole sia nella zona del centro di Pescara che nella zona sud della città. E allora su questa inchiesta, importante indagine che è stata portata a termine brillantemente dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara, possiamo andare a vedere il servizio. Scacco al racket della prostituzione a Pescara dove gli agenti della squadra mobile hanno sgominato una organizzazione che gestiva lo sfruttamento di alcune donne nella zona del centro cittadino e verso la Pineta Sud. 11 le misure cautelari restrittive eseguite all'alba di oggi, una persona risulta ancora latitante. Ancora una volta emerge in tutta la sua gravità il fenomeno della prostituzione a Pescara sia in centro che in periferia. Sì, è l'ennesima operazione che noi conduciamo, che non è una lotta contro i mulini a vento perché è un'azione di contrasto comunque necessario, anche furti e rapine continuano ad accadere, non per questo noi smettiamo di arrestare rapinatori e ladri, quindi anche sul versante della prostituzione andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo fatto già luce su casi pregressi piuttosto inquietanti, abbiamo seguito un anno e mezzo fa una storia di aborti clandestini, abbiamo una volta liberato una ragazza che era tenuta come una schiava, oggi ci siamo imbattuti in questa storia eh, diciamo di questa prostituta affetta da KV e eh, depatite che potrebbe aver contagiato qualcuno, quindi quindi è necessario proseguire nel contrasto a questo tipo di fenomeno che tra l'altro garantisce ingenti profitti. Se rendessimo la vita facile agli sfruttatori credo che la situazione sarebbe ben peggiore di quella che abbiamo oggi sotto gli occhi. In azione albanesi e rumeni? Albanesi e rumeni eh, sì, eh, con il supporto di due italiani come Gregari. Cinque gruppi divisi tra di loro eppure comunicanti perché, con una strategia coordinata, tendevano a diciamo, evitare il più possibile i conflitti su strada. Questo, nell'ottica di massimizzare i profitti perché, per evitare che l'attenzione delle forze dell'ordine si concentrasse su di loro. Avete quantificato profitti per le organizzazioni a 9 zeri? Sì, una delle associazioni più strutturate nel giro di un anno ha effettuato rimesse in Albania per 160.000 euro, che sono solo una parte dei ricavi complessivi perché immaginiamo che un'altra parte cospicua sia stata destinata ad altre spese di mantenimento e soprattutto che ci siano state anche rimesse per contante che ovviamente non abbiamo potuto tracciare. Questo è il servizio sulla conferenza stampa che si è tenuta ieri in questura a Pescara. Cambiamo argomento. BCC Abruzzese, utile, vedete, in basso di 575 mila euro. Il presidente Borgia dice trasparenza sulle deleghe. E poi Ricopiano fuori gli altri responsabili, i legali del sindaco di Farindola. L'Acchetta chiamano in causa la Regione e anche la Prefettura. Rischia. Eh, giadaisti, feriti curati al Santo Spirito, Mancini, eh, il manager dell'ASL, non conferma ma eh, ritiene possibile quanto rilevato dal Guardian sui miliziani dell'ISIS. Renzi vince ma non sfonda, Teodoro spinge Emiliano, polemiche sui voti dei non iscritti al partito, Orlando è terzo, i nomi degli eletti all'Assemblea, parliamo ovviamente eh, delle primarie del PD nella nostra regione, in questo caso soprattutto... In provincia di Pescara e poi ancora Cronaca. Dalla provincia da Montesilvano. Investe un pedone, fugge, ma perde la targa. Incastrato dai vigili urbani. Siamo alla pagina dell'Aquila. Centro-sinistra, due task force, una per liste, l'altra. Una per le liste, l'altra eh, politica, si parla delle prossime amministrative nel capoluogo di Regione, oggi la prima riunione strategica per passare al vaglio le candidature, si attende l'ok ok per proposta civica che non aveva firmato le primarie. Poi anche all'Aquila si parla di primarie PD, Renzi batte Orlando, pezzo pane sulta, risultato ribaltato. E poi il personaggio, tornando alle amministrative, il fotografo Grillo conteso tra i candidati, ho scelto Di Benedetto, mi fido di lui. Fuoristrada per un malore ha coppito muore un 83enne ed è scomparso anche eh, Paolone Rossi, Gloria rossoblù del eh, calcio eh, Aquilano, eh, molto conosciuto non solo nell'ambiente Aquilano ma in tutta. La regione, ovviamente, soprattutto negli ambienti calcistici. L'Aquila ancora grossi tubi di scarico deturpano le mura. Esplode la protesta a ridosso della Porta Rojana: un vero e proprio scempio. La segnalazione dell'ex presidente del Rotary, Luca Bruno. E poi all'Aquila è inaugurato il nuovo centro. Di formazione mentre più tassi alle imprese la CISL insorge e chiede il ritiro. Andiamo ancora avanti, sempre dall'Aquila: scomparso Trecco, padre della Tacca all'Ospedale San Salvatore, poi Bianchi e Bizzarri, Laure VIP, la campionessa ed il ballerino dottori all'Università dell'Aquila, e poi laurea honoris causa all'attrice Franca Valeri. Siamo alla pagina di Avezzano sul Mona, piano regolatore partono gli esposti. Gruppi di cittadini eh, invia, eh, invia piccanti documenti alla Procura segnalando presunte irregolarità sul quartiere San Rocco, presa di mira in particolare l'autorizzazione concessa alla costruzione di una villa in centro a ridosso della chiesa. Restiamo nella Marsica, ad Avezzano verso le elezioni: stati lascia di Pangrazio Rilancia. E invece a gioia dei marsi, eh, per quanto riguarda non la politica un'altra uh, vicenda, il uh, Parco Nazionale è condannato a risarcire il comune. Sul Mona un noto ristoratore minaccia il suicidio e poi a Coculo è 20.000 per la festa dei Serpari nel giorno di San Domenico. E poi Trasacco, la Fucenze, vince il campionato amatori e poi post-sisma ecco il sostegno psicologico che parte con un eh, progetto molto importante dalla Massica. Siamo alla pagina di Chieti, tasse non pagate per 13 milioni, scatta la rottamazione fiscale e poi università sospeso del vecchio, partita la corsa per il nuovo rettore e poi affitti, ecco 121 mila euro per aiutare i morosi senza soldi. In basso rubato Achille a cavallo, un simbolo della città, il giallo che scuote in queste ore Chieti e poi... A Casalbordino la tragedia eh, con l'operaio morto travolto dalla ruspa a ridosso dell'autostrada e poi sempre Vasto, eh, zona di, di Vasto del Vastese, proprio nella città aragonese. Rapina bis all'Eurospin minacciano le cassiere e fuggono con 5.000 euro. Abbonamento a Vasto, l'Auto al Mare, 40 euro per tutto luglio ed agosto. Lanciano, Mese della Cultura, 105 gli appuntamenti, è sempre a Lanciano, la cronaca i manette per abusi su un dodicenne. Infine Ortona, liste in campo per la sfida elettorale. Siamo alla pagina di Teramo, giunta in crisi, al centro eh, chiude le porte a Brucchi. Il gruppo appunto, che eh, si chiama Al Centro annuncia non parteciperemo alla riunione organizzata dal sindaco. Peseranno le due assenze dei consiglieri. Eh, di due consiglieri e dell'ex assessore di Giovan Giacomo. E poi in provincia tanto turismo ma manca una strategia. La dura disamina di Cianciotta, docente, docente di comunicazione e di crisi aziendale all'Ateneo di Teramo. A eh, Torricella, casette antisismiche, lavori difficoltosi. E poi in basso schianto sulla statale 80, ancora grave il giovane coinvolto in un incidente nei giorni scorsi. Infine alla Maratonina Pretuziana di Teramo trionfa l'Università Teramana. Siamo alla pagina di Giulianova e della costa della provincia di Teramo, partiamo proprio da Giulianova che riconquista la bandiera blu dopo tre anni di diniego da parte della FEA, arrivata in comune la lettera di convocazione per il conferimento e poi va a fuoco un appartamento in via Belluno e sempre a Giulianova, Pagliaccetti e Colleranesco a scuola. Si torna a dicembre, in basso Tortoreto, quattro impianti sportivi chiusi per inagibilità. A Martinsicuro presi con 30 kg di eh, tabacco da masticare. Per quanto riguarda invece le riserve del Borsacchio, a Roseto interviene Fratelli d'Italia. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo parlare e andare a vedere insieme le pagine interne del eh, quotidiano La città di Teramo e poi parleremo ovviamente. Eh, di sport, come detto, con due servizi ancora da vedere. Ripartiamo però dal quotidiano La Città, pagina 2, cronaca regionale, il Mazzini piange la scomparsa di Silvia, l'infermiera è morta con il marito scivolando sulle rapide del fiume Orta, i parenti dicono, nessun selfie, stiamo parlando della tragedia avvenuta il primo maggio a Caramanico. Andiamo ancora avanti. Tragedia, invece in montagna sul Brancastello, oggi funerali dei due alpinisti precipitati. Abbiamo anche visto il servizio in merito di Tania Bonnici Castelli. In basso, personaggi, si è spenta Carla Vallone, la tabaccaia di Porta Romana, donna simbolo della città di Teramo. Aveva 69 anni. E poi la crisi in comune. Gatti è pronto a far cadere l'albero di Natale, un po' sibilino del politico regionale. Scatena le congetture sul destino del sindaco Maurizio Brucchi. E poi in basso, Bim in giunta esplode il caso Tiberi per il centrodestra. Proseguiamo, primaria PD, Renzi vince, ma nella conta delle, eh, anche nella conta delle correnti la sfida nell'establishment locale ricalca le percentuali nazionali. Explodi Orlando a macchia di. Leopardo, in basso la sinistra, dice 4.000 votanti in meno alle primarie. Giornata virtuosa per la tradizione teramana. Eugenia Bonnici Castelli si aggiudica il trofeo messo in palio dalla famiglia Arnese per le migliori virtù. Il piatto tipico del primo maggio nel Teramano. E poi in basso, Fondazione Veronesi, Teramo sostiene la ricerca del biologo Sartini. Proseguiamo, siamo alle pagine della provincia, oggi apre il nuovo ponte di Nocella di Campli, la nuova opera. Da un milione e mezzo risolve i problemi legati alla vecchia struttura danneggiata dal sisma. Andiamo avanti, pagina della Val Vibrata, camionista carbonizzato ancora senza nome, contattata l'ambasciata per risalire all'identità del camionista, camionista scusate, polacco trovato senza vita all'interno del suo tir andato a fuoco e poi cambiando argomento eh, politica, Movimento 5 Stelle, Marco Massetti lancia la sfida, pronti a governare Martinsicuro, uno dei centri della nostra regione dove si andrà al voto per le amministrative e poi Civitella del Tronto, i cittadini di Ponzano ringraziano Comune e Regione per l'aiuto durante l'emergenza e poi anche il tabacco da masticare nel giro del contrabbando, la merce destinata al mercato della Vibrata, sequestrata dalla Guardia di Finanza. Vedete la foto con il sequestro da parte dei finanzieri. Proseguiamo. Pagina di Giulianova: Scoppia l'amore tra Arboretti e D'Alfonso. Accolte le nostre proposte sull'ospedale, dice eh, l'esponente politico Giuliese. E poi a Mociano il motociclista resta in gravi condizioni, 37enne vittima di un frontale sotto il cavalcavia della 14 a Mociano. Stazione e poi in basso turismo. Giulianova si prepara a riprendere la bandiera blu. Amministrazione comunale convocata alla conferenza romana della FEE. Proseguiamo. Siamo a Roseto. Quartiere e frazioni. I comitati saranno eletti, non più nominati. Il consiglio comunale si appresta a cambiare il contestato. Regolamento è sempre a Roseto, WWF contrario all'allevamento di cozze lungo la costa. Rosetana in basso, strada spianata per la nascita di nuovi stabilimenti, autoporto, domani l'approvazione del cambio di destinazione d'uso da parte della Regione. Infine una breve di cronaca in basso a Silvi, francese in manette per aver svaligiato una lavanderia e siamo alla pagina della cultura, ecco la Giulia Nova da scoprire, sabato al Cursal la presentazione del nuovo libro del giornalista Sandro Galantini che nei giorni scorsi avevamo eh, intervistato e vi avevamo proposto proprio in anteprima l'intervista con Sandro Galantini per la presentazione sul suo nuovo libro dedicato a Giulianova. Andiamo avanti per arrivare allo sport. Campitelli parla il patron biancorosso ieri eh, in conferenza stampa. Sto con la squadra e non lascio, ha detto il presidente biancorosso. Lasciamo dunque il quotidiano La Città, possiamo tornare prima al Centro e poi al eh, Messaggero per andare a vedere eh, quali sono i titoli che riguardano lo sport eh, sui eh, giornali, eh, ovviamente oggi in edicola, giornali che eh, riguardano ovviamente la nostra regione, dopo aver visto le pagine, la pagina sportiva della città dedicata al Teramo, vediamo le pagine dello sport eh, sul centro e sul messaggero, partiamo dal centro. Campitelli non molla e difende Sansovini, salviamoci insieme. Il Patron smentisce le voci di abbandono anche in caso di Serie D. E poi Nerostellati in festa, ma si pensa già al futuro: si parla del Nerostellati Pratola, formazione Peligna, del Pratola Peligna appunto promossa in Serie D. E poi c'è la pagina dedicata al calcio giovanile, anzi le due pagine dedicate al calcio giovanile, per arrivare al basket con gli spareggi di playoff e playout delle nostre eh, formazioni. È andata eh, male al Roseto, niente bis, Sharks sottotono, gara 2 va a Legnano, Roseto che aveva vinto gara 1, ieri la sconfitta a Legnano per 69 a 60 e dunque non riesce il secondo colpo consecutivo in trasferta venerdì alle 20:30 la serie si sposterà al Pala Maggetti è andata invece bene a Chieti Reggio Calabria KO ma quanta fatica Chieti pareggia i conti dopo domani il terzo atto dei play-out al Pala Tricalle i Teatini partono forte e poi calano nel finale 81 a 71 per la formazione Teatina e sotto le interviste del dopogara, il coach del Roseto di Paolo Antonio dice problemi in attacco, Bartocci elogia i suoi, ovviamente in Casa Proger e dice "Grande partita". Ciclismo, le gare del primo maggio, Masciarelli domina sulle strade di Casoli e poi la eh, 38esima edizione della Maratonina Pretuziana ad Ugna e la Mancini un trionfo alla maratonina che si è appunto tenuta a Teramo vi abbiamo proposto ieri un servizio nel corso del nostro, um, dei nostri telegiornali e siamo alle pagine dello sport del messaggero Montari dopo il danno La Beffa, un turno di stop al Ganese per essere uscito dal campo, assolto il Cagliari perché ad insultare, ha scritto il giudice sportivo, erano solo pochi tifosi, addirittura l'ONU ha preso ad esempio il gesto del calciatore che ieri ha ricevuto la visita del console del Ghana. In Italia dal giudice sportivo una lezione di inciviltà, questo è il corsivo del messaggero e noi sulla vicenda Muntari possiamo andare a vedere il servizio che è stato curato dal nostro Andrea Costantini. Una giornata di squalifica per Sallei Muntari e la decisione presa dal giudice sportivo è spiegata sul comunicato facendo riferimento al fatto che il giocatore ganese è stato espulso a fine gara per doppia munizione, la prima per proteste, la seconda per comportamento non regolamentare, in quanto Muntari ha lasciato il campo senza l'autorizzazione del direttore di gara. Domenica scorsa al Santelia il centrocampista ganese era stato fatto oggetto di insulti razzisti da alcuni tifosi del Cagliari e vanamente aveva richiesto a Minelli di Varese di intervenire anzi l'arbitro aveva mostrato il giallo allo stesso Muntari che poi aveva deciso di abbandonare il campo lasciando il pescare in dieci uomini nei minuti di recupero non solo il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio in base alla relazione dei collaboratori della procura federale e al referto arbitrale i pur deprecabili cori di discriminazione razziale si legge nel comunicato sono stati percepiti nell'impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi come segnala dagli stessi rappresentanti della Procura, ma essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli 10 sostenitori, e dunque meno dell'1% del numero degli occupanti del settore, circa 2.000, non integrano dunque il presupposto della dimensione minima, che è insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione, peraltro non percepiti dagli ufficiali di gara come refertato dall'arbitro. A portare la solidarietà a Salle Muntari è piombato nel pomeriggio da Roma al Centro Sportivo Poggio degli Urivi di Marina di Città Sant'Angelo il console onorario del Ghana in Italia, Massimiliano Colasuonno Taricone, che ha voluto incontrare il 34enne calciatore del Pescara per capire cosa è accaduto domenica scorsa, ascoltando la versione del giocatore. Il colloquio fra il console del Ghana in Italia e Montari è durato oltre mezz'ora. Poi il diplomatico è ripartito alla volta della capitale. Il caso intanto ha avuto una notevole eco internazionale. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zayd Rad al Hussein ha reso omaggio a Montari giudicandolo un esempio nella lotta al razzismo. È necessario fare di più di fronte alle espressioni di razzismo a livello nazionale o internazionale sui campi di calcio, ha detto Zayd in un incontro. A Ginevra con la stampa. L'ONU sostiene la libertà di espressione, ha aggiunto Zaid, ma l'incitamento all'odio e potenzialmente alla violenza è qualcosa a cui si deve prestare attenzione. Sulla vicenda è intervenuto in maniera incisiva anche il quotidiano londinese The Guardian, che ha chiosato L'Italia fatica a fermare i cori razzisti nei suoi stadi e ci sono stati già numerosi episodi negli ultimi anni. Ricordando anche il caso che ha coinvolto l'allora milanista Boa Teng nel corso di una michevole sul campo della Propatria nel gennaio 2013. 13. E probabilmente non finiranno qui le polemiche sul caso Montari. Noi dal Pescara passiamo al Teramo. Non prima però di aver letto un'altra notizia che riguarda i biancazzurri. Perché ieri in prova in casa Pescarese c'erano anche due primavera del Monaco. E si parla del Teramo. Il. Patron della formazione biancorossa Luciano Campitelli, ieri in conferenza stampa ha detto: In ogni caso, vado avanti col Teramo. Il presidente difende Sansovini e chiede ai tifosi di ritrovare l'umiltà di un tempo, anche se andiamo in Serie D. Non mollo. Il presidente ha parlato di passato, presente e futuro. Ascoltiamolo. Metto il 50% perché, perché i calciatori si devono mettere in mente che il pericolo c'è. E quindi per superare il pericolo si devono impegnare da 1 a 10-10, altrimenti, per la mentalità che abbiamo, rischiamo più noi che gli altri. Io penso che l'impegno ci sia sempre stato. Oggi va messo in più la ferocia, la cattiveria, la testa. Tutto quello che ci hanno messo fino ad oggi non è bastato. Quindi, sicuramente, tutto lo staff tecnico devono mettere più di quello che hanno messo fino adesso, ma. Sono sicuro, io spero una cosa che facciamo la partita fuori casa, la prima e la seconda la facciamo in casa perché sono sicuro che, che noi gli daremo una grossa mano alla squadra, con uno stadio pieno gli daremo una grossa mano. La paura mia è solo quella. Eh, voglio arrivare quintultimo, quartultimo per questo motivo, che la prima la devo fare fuori casa e la seconda in casa. Sono sicuro che tutti quanti noi perché io credo che tutti quanti noi vogliamo salvare il Teramo. Tutta io penso tutta l'Abruzzo, tutta la provincia di Teramo vuole salvare il Teramo perché è diventato è un patrimonio. Queste le parole del presidente del Teramo Luciano Campitelli ieri in conferenza stampa, siamo al basket Roseto fallisce il bis e si arrende al Legnano 69 a 60 eh, per la formazione di casa, eh, dunque parità 1 a 1 dopo le prime due sfide di Paolo Antonio dice l'inizio ci ha illusi, è andata bene invece alla Proger Chieti che si riscatta e pareggia i conti con Reggio Calabria, Chieti ritrova la difesa e si impone per 81 a 71 e riporta la serie dei Playout in parità, stiamo parlando ovviamente dei playout della serie A2 di basket maschile. L'ultima notizia che riguarda il calcio: il calcio di Serie D. L'Aquila tifosi ancora Caos. Il presidente Chiodi, sentito in Questura, e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi. Di mercoledì 3 maggio con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che tornerà come sempre domani puntuale alle 7. Io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della giornata, come sempre, alle 14 con la prima edizione del TG6. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.